Corruzione al Palazzo di Giustizia, rappresentazione di un'opera di Ugo Betti. La Compagnia degli Umili, che coinvolge nella esperienza della messa in scena avvocati e magistrati, rappresenterà questa sera al Teatro Comunale Tina di Lorenzo di Noto alle 21, alla ripresa dell'attività giudiziaria dopo la pausa delle festività natalizie, Corruzione al Palazzo di Giustizia di Ugo Betti. Il Consiglio ha condiviso la scelta della rappresentazione del dramma di Ugo Betti, afferma l'avvocato Favi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, considerato uno dei migliori testi teatrali del secolo scorso perché ricorda per il suo contenuto una vicenda ormai quasi archiviata che ha coinvolto la nostra città, perché possiamo trarne spunto per dare al grande pubblico una corretta interpretazione dei fatti, restituendogli la fiducia nella legge e nella giustizia. Questa sera la troupe di Video 66 sarà presente con il direttore dottor Giuseppe Bianca per la ripresa integrale della rappresentazione dell'opera di Ugo Betti, sarà trasmessa in differita, la cui data sarà concordata in collaborazione con il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, che ringraziamo per la gentile e proficua intesa. Questa sera un importante evento al Teatro Comunale di Noto, dove ci sarà una recita, una rappresentazione teatrale di Ugo Betti e curata dall'avvocato Glauco Reale, riguardante appunto il tema della corruzione al Palazzo di Giustizia, un tema molto importante sentito alla luce degli avvenimenti trascorsi che si sono verificati appunto nel nostro territorio. Alla luce di questo abbiamo qui dinanzi l'avvocato Glauco Reale, il quale ha curato come direttore responsabile della Compagnia degli Umili questa rappresentazione teatrale di Ugo Betti. Sì, noi abbiamo preso questo testo nelle mani, io lo conoscevo a far data dagli anni 60, in quanto abbiamo ritenuto di fornire una lettura particolare di un evento attraverso una rappresentazione teatrale che traeva spunto da una vicenda e voleva dare un messaggio alla città, perché riteniamo che non fosse stato compreso esattamente quello che era avvenuto. La città, come avviene in questo periodo storico, andiamo tutti a ricerca di soluzioni immediate. C'è una necessità da parte del pubblico irrefrenabile di avere giustizia tutta e subito, e non può essere così, perché questo si può verificare in una società autoritaria dove non si va molto per il sottile e si trovano immediatamente i responsabili, come si dice con un'espressione dialettale, cogli cogli. La giustizia ha la necessità e i suoi tempi, ma la giustizia arriva sempre. Quindi noi abbiamo fornito un testo che non ha niente a che fare con la vicenda di Siracusa, ma che rappresenta la corruzione in un palazzo di giustizia di un paese moderno indeterminato. Ugo Betti, attraverso questo dramma in tre atti che fu scritto nel 1944, rappresenta come attraverso strade che noi non abbiamo più la capacità probabilmente di concepire, di percorrere, arriva alla soluzione del problema, la giustizia alla fine trionfa, ma attraverso un itinerario, come dire, insperato, cioè per capire l'itinerario attraverso cui i vari personaggi arrivano a colpire la corruzione all'interno del palazzo, occorre affidarsi al linguaggio, alle parole, alla sofferenza dei personaggi, al contenuto delle parole. Noi infatti riteniamo di collegarci ad un teatro che per i siracusani dovrebbe essere,
come dire, connaturato, dovrebbero averlo nel sangue, perché abbiamo alle spalle una cultura che parte dalla tragedia greca, che attraverso il linguaggio manifesta, e attraverso le parole manifesta il contenuto che via via si allarga attraverso il comportamento dei personaggi. È come se noi lanciamo, affrontando un testo del genere, una pietra nel mare, come facevamo da ragazzi, una pietra piatta, e via via per fare le onde, per fare le onde, e queste onde, praticamente i cerchi dell'acqua, si allargano sempre di più. Attraverso il testo, se si seguono attentamente le parole degli attori, e gli stessi attori sono arrivati alla comprensione del testo attraverso, come dire, una lettura, la rilettura, lo studio, la sofferenza del personaggio. Abbiamo colto attraverso le parole l'anima del dramma, perché sostanzialmente che cos'è la parola? Purtroppo noi viviamo in un'epoca in cui le parole cominciano a perdere il loro significato, e parliamo molto spesso per assonanza, senza capire che dietro, dare un peso, insomma, che dietro ogni parola c'è una sensazione, uno stato d'animo, un significato. La parola è una stimmate, lascia traccia. La parola ha un'anima, e se lo spettatore e l'attore via via segue praticamente il senso della parola, capisce il personaggio, entra nel personaggio, rappresenta una verità che si trasmette al pubblico, perché la parola ha un'anima. Avvocato, il Consiglio Provinciale degli Avvocati, dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Siracusa, il cui presidente è Favi, Francesco Favi, naturalmente non è nuovo, come alla luce, diciamo, di altre rappresentazioni che ci sono state nel passato, appunto delle rappresentazioni che voi avete anche fatto al Teatro Greco con le Troiane. Sì, noi abbiamo costituito sostanzialmente inizialmente un laboratorio a cui abbiamo voluto dare un termine, la Compagnia degli Umili. In questo laboratorio, piano piano nel tempo, sono cresciuti le sensibilità degli interpreti, e via via questo laboratorio si è allargato. Questa rappresentazione la facciamo insieme con dei magistrati, quindi avvocati e magistrati insieme vogliono offrire alla città una verità diversa, la speranza. La speranza, perché sostanzialmente quando un organismo reagisce dall'interno, qualsiasi sia la via attraverso giunge a conclusione la verità, vuol dire che l'organismo è sano, e bisogna raggiungere questo obiettivo di comunicare alla città che bisogna avere fiducia nella giustizia, perché la giustizia comunque trionfa. Senta, avvocato, vogliamo ricordare ai telespettatori che questa sera andrà in onda al Teatro Comunale di Noto questa rappresentazione della corruzione nel Palazzo di Giustizia, ma a quanto ho saputo, avvocato, non so se questa indiscrezione risulta vero, ci saranno delle repliche? Sì, ci saranno delle repliche, perché praticamente si è creata una sorta di attesa per verificare questo ulteriore nostro esperimento e per capire qual è il contenuto dell'opera e il significato che noi vogliamo dare. Tra l'altro, noi vogliamo che tutti quelli che vengono poi a vedere lo spettacolo, e che capiranno certamente, perché abbiamo la fortuna, il valore, insomma, abbiamo la fortuna comunque, indipendentemente dei tempi tristi e bui in cui tutti vogliono tutto e subito, che praticamente la verità arriva sempre a conclusione e la giustizia comunque trionfa. Nel nostro caso la giustizia ha trionfato in tempi rapidissimi. Un successo acclarato, questa sera è ultrapieno il teatro. Vogliamo che quelli che assistono allo spettacolo diventino, come dire, per l'esterno e per la città,
attori di un pensiero e devono riuscire a convincere in questa città che la giustizia trionfa e che bisogna avere fiducia nella giustizia, perché la salvezza quasi sempre avviene dall'interno. Vuol dire che gli organismi sono sani.